Scaletta alla Scaletta mano alla mano perché sociale è una cosa seria. Inizia così una nuova puntata di un'altra storia. In onda ogni martedì dalle 20:30. Il Radio Visione su Radio Base. Un'altra storia è il programma che racconta storia di vita, storia di sociale, volontariato, storie raccontate in un altro modo. Antonio Michelino, il microfono insieme a me questa sera per la prima volta in questa nuova stagione. Sta sorgendo la regia. Interagite con noi in diretta attraverso le nostre pagine social Radio Base, un'altra storia, oppure inviateci un SMS, WhatsApp o note audio al 338 800 900. In questa puntata vi parleremo del delicato argomento dell'autismo. Ospite con noi il ben ritrovato Carlo Pecora dell'associazione Inau Incontra Autismo di Solofra. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti, ciao Antonio. E per la prima volta ad un'altra storia, Vittorio Naddeo dell'associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto di Salerno. Buonasera Vittorio. Ciao, buonasera a tutti. Due realtà che operano in due territori diversi, ma unite da un unico obiettivo, quello di far valere i diritti dei loro figli. Insieme a queste due persone ci sono tanti genitori che si battono ogni santissimo giorno per i diritti dei loro figli. Carlo Pecora, tu non sei un voto nuovo qui a Radio Base, quindi se non ti dispiace, io darei la parola a Vittorio Naddeo. Certamente, ciao Vittorio, buonasera, un abbraccio. Allora, Vittoria. Quando nasce e perché nasce l'associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto? L'associazione nasce 10 anni fa e nasce per mia figlia perché il sistema non era pronto, però è un'associazione che ha avuto delle fortune in itinere perché ha incrociato un grande preside inizialmente che gli ha dato tante possibilità e gradualmente abbiamo cominciato a incrociare tanti genitori perché prima non si parlavano, poi hanno cominciato gradualmente ad arrivare e c'è stata una piccola evoluzione. È troppo lunga la storia di questa associazione, però la cosa che mi preme dire è nata per mia figlia, per aiutare il sistema scolastico ad inserire un corretto intervento che a tutt'oggi, dopo 11 anni, ancora non esiste. Bene, infatti mi stai anticipando proprio la domanda. Allora, in questa puntata io vorrei riuscire ad affrontare tanti argomenti che riguardano l'autismo, ma poiché le criticità registrate nell'ultimo anno sono tantissime, quindi inizierei proprio col parlare della didattica a distanza per ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Sui vostri profili social, sia di Carlo Pecora e sia dell'associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto, ho avuto modo di curiosare un pochino. Mi ha colpito sia il tuo Vittorio Naddeo e sia quello di Carlo. Inizierei a citare quello di Carlo che dice: con la chiusura delle scuole, delle palestre e delle attività ricreative, i maggiori danneggiati sono i disabili psichici. Rimanere a casa senza avere un'assistenza anche psicologica da parte dell'ASL o dei comuni è un grave danno per lui e la famiglia. In questa società dove non c'è un singolo cristiano, anche se gli ha scritto ben altro, però voglio essere educato, chi si assume la responsabilità civile e penale dei danni cagionati è non solo incivile, ma anche anticostituzionale. Famiglie lasciate sole ad accudire H24 i propri figli, difficoltà economiche per l'impossibilità di poter trovare un lavoro, progetto di vita ed assistenziale inesistente. Siamo di fronte ad un bivio, quello di scegliere di dover vivere ed andare avanti in questo modo assurdo o accudire i nostri figli assistendoli H24 da soli e senza l'aiuto di nessuno. Bene, andremo avanti accudendo i nostri figli senza l'aiuto delle istituzioni. E quando verranno a bussare per esigere le loro spettanze chiamate tasse, li accoglieremo nello stesso modo in cui hanno fatto loro. Mentre, e poi lascio la parola a voi, dalla pagina Autismo Chi Si Ferma È Perduto, leggiamo quest'altro post che dice: il portale dell'orientamento scolastico salernitano non prevede l'autismo. ASL è comune in silenzio quando si dice progetto globale. Quindi io non so, adesso sono davvero in seria difficoltà, non so a chi dare la parola prima. Vittorio. Allora, non è che Salerno cammina in un modo e Avellino cammina in un altro, è proprio che coloro che dovrebbero essere il nostro supporto, il nostro indirizzo, latitano, ma non perché
fuggono e basta, proprio non hanno minimamente cognizione di causa di ciò che avviene. E quindi sono pervasi, e lo dico, guarda, sono mortificato, perché io ho collaborato tantissimo con l'ASL, col comune, con la scuola, sono tante persone per bene, le ho conosciute, ma la maggior parte vive di narciso e di forma, ed è una cosa devastante. Per esempio, il portale a Salerno che hanno fatto non è nulla di particolare, ha cercato anzi una nota positiva, ha provato ad aggregare le scuole per indirizzare i vari alunni, soltanto che nella presentazione, nel tempo, si sono scordati che esistono anche gli alunni disabili. Ognuno di noi, Carlo ora sta alle superiori, ma avrebbe potuto avere un indirizzo, vado alle superiori, che trovo in quella scuola, che trova le elementari, che trova le medie, che trova l'asilo, un indirizzo non c'è, perché non c'hanno fondamento. E siccome nelle evoluzioni che sono state, l'ADL avrebbe stabilito un mitico progetto globale che non esiste e non è mai esistito, i nodi sono venuti al pettine, perché ognuno cammina per fatti suoi. Narcisisticamente la scuola si fa il suo portale per dire guarda come sono bello, e si scorda dei suoi alunni. Il comune finanzia a Salerno questa cosa e non dice guarda devi mettere anche gli alunni disabili. L'ASL che parla di progetto globale in silenzio. Quindi a Salerno è successo, nonostante tante positività, questa nota molto manifesta che ha messo a nudo il sistema. Però la cosa principale è che in Campania l'autismo sembra avere 5 indirizzi. A Salerno si fa in un modo, a Avellino si fa in un altro modo, a Caserta se ne fa in un altro ancora, a Napoli in un altro ancora, o in miriade di cose. A Benevento è successo un altro episodio importante, ma funziona fino a un certo punto, finché campano le persone, cioè finché campano gli eroi ci sono piccole azioni che funzioneranno, ma appena gli eroi moriranno, Carlo sicuramente tra mille anni, 20 anni sto facendo, tra mille anni, è una cosa incredibile, capito? Cioè, noi gli abbiamo messo il piatto in mano, dice guarda, si fa così, in tutti i modi. Tu prima mi hai chiesto, scusami se mi dilungo, ma giusto un attimo, hai chiesto cosa abbiamo fatto con l'associazione. Io la prima cosa che ho capito è che per aiutare mia figlia dovevo aiutare gli altri, perché se non istituzionalizzavo la cosa non ottenevo niente. E ho trovato questo preside, ti dico anche il nome, Giannone, un grande preside, che ha messo con i soldi della scuola per fare un seminario. A Cascata abbiamo fatto un altro più seminario, abbiamo fatto un accordo di rete di 50 scuole di Salerno e provincia, che una dirigente scolastica ha buttato a mare. Qualche comune ha cacciato soldi per le supervisioni, ci siamo avvalsi all'epoca del numero uno per fare corsi di formazione. 7 genitori hanno cacciato 14.000 euro per fare un corso di formazione a 80 dirigenti e 30 operatori per insegnare loro ad amarsi e a costruire. Oggi sono passati 6 anni da questa storia. Il sistema invece non sta remando nella direzione corretta, sembra che dal narciso si sia passata al business puro. Le considerazioni di Carlo Pecora. Allora, scusami, Carlo l'ha detto prima, siamo in pieno Covid, ma che vantaggi stiamo avendo? Qual è il risultato? Se fosse stato praticato il vero, noi avremmo avuto una linearità, la famosa relazione alunno-docente, operatore ASL, operatore comune, assistente, dove sta? Dove sta tutto questo filologico? Ci arriviamo e completiamo il tuo discorso. Carlo Pecora. Allora, naturalmente Vittorio sa benissimo, noi ci sentiamo spesso telefonicamente, quindi con Vittorio c'è una sinergia anche di idee. Io penso una cosa, se noi ogni anno siamo costretti ad andare sotto al provveditorato, e andiamo prima, cioè non è che andiamo all'apertura delle scuole, noi sotto al provveditorato andiamo i primi di settembre, dove gli andiamo a dire guardate che non facciamo come l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, che incominciamo la scuola senza l'insegnante di sostegno. Perché? Perché noi le iscrizioni le facciamo a gennaio. Certo. Vi consegniamo la 104 a gennaio, avete 7 mesi, 8 mesi di tempo per organizzarvi. Mi raccomando, quando incominciamo, non facciamo entrare i ragazzi e i bambini a scuola senza l'insegnante di sostegno, puntualmente,
puntualmente ogni anno si verifica che il disabile, in questo caso parliamo di autismo, il ragazzo, il bambino autistico, arriva a scuola e non c'è l'insegnante di sostegno. Se poi vogliamo mettere che l'insegnante di sostegno non ha una minima formazione in analisi del comportamento, una minima formazione, non sa neppure che cos'è l'autismo, allora lì andiamo di male in peggio. Perché Carlo, ci troviamo... Carlo, perdono, ti do un aiuto. E la relazione con il corpo docente dove sta? Quello che vorrei cercare, cioè vorrei cercare di capire una cosa. Mi sentite? Allora, vorrei cercare di capire una cosa. Un insegnante, cioè, ha il suo curriculum pubblicato per la legge della trasparenza, chiedo nella mia totale ignoranza in materia, quindi proprio, cioè io affido mio figlio a questa docente, so che ha i requisiti minimi, non dico il massimo dei requisiti, ha dei minimi requisiti. Non sempre accade così, spesso ci sono, è capitato che sui disabili, in questo caso su bambino autistico, c'era un docente che stava facendo ancora il corso del sostegno, quindi non era un docente curricolare, ma non era formato ancora in sostegno. Cioè è facile che ci si può ritrovare dinanzi a un docente di sostegno che però magari ha studiato musica. Questo sicuramente accade, però vorrei fare una... Il problema non è quello allora, io posso dirti di aver avuto insegnanti di sostegno che erano specializzati in sostegno, ma erano incapaci nel poter lavorare, e c'erano altri invece che non erano specializzati in sostegno, ma hanno portato più risultati degli altri. Questo perché? Perché si sono messi in gioco, hanno incominciato a capire che cosa era l'autismo, hanno incominciato a trovare le strategie per potersi approcciare con mio figlio, e di lì sono andati avanti utilizzando, sai benissimo che mio figlio è appassionato di musica e di pianoforte, sì. Con la strategia del pianoforte nei momenti di frustrazione, quando andava in frustrazione andava a suonare il pianoforte, si rilassava e riprendeva di nuovo quella che era la didattica, fatta sempre in un certo modo, affiancata sempre da un terapista, o da, in questo caso ho avuto la fortuna di avere un assistente alla comunicazione di 10 ore che aveva una formazione in analisi. Quindi siamo riusciti anche a raggiungere degli obiettivi suoi personali, insomma. Però non sempre accade così. Voi tenete presente che ogni anno si verifica la puntuale situazione, che c'è il dirigente o il preside che si sveglia la mattina e dice: no, i terapisti in classe non possono entrare. Con il Covid quest'anno è stato ancora peggio, perché ci mancava l'altra volta si trovavano altre scusanti. Quest'altra volta sono stati trovati la scusante del Covid, e noi abbiamo dovuto scrivere al difensore civico per cercare di far valere le nostre ragioni. Perché chi si sveglia la mattina, quello decide e quello comanda. Cioè è come se la scuola o l'istituto a volte fosse di proprietà del preside, del dirigente, e quindi decide di agire in autonomia. Naturalmente sono anche importanti i progetti che vengono fatti a scuola. Io sono stato molto fortunato perché nell'istituto comprensivo dove mio figlio è stato ho potuto fare un progetto di piscina, un progetto di cavallo, ha fatto un progetto musicale, quindi insomma anche questo serve tantissimo. Certo. Io faccio la doppia domanda perché, come diceva Vittorio, la regione Campania, tutti ben sappiamo, ha 5 province, però ognuno reagisce a modo suo sull'argomento autismo. Quindi siamo a confronto tra Salerno e Avellino. Quindi Vittorio, a te la parola. No, dico, cioè, colgo l'occasione per quello che dice Carlo. Carlo, ed è un po' quello che racconto, no? Carlo è un padre attivo, presente, vivo, forte, determinato, che si fa valere. Ma quanti Carlo ci stanno? Allora, chiaramente lui parla di un qualcosa che si presume, addirittura parla di un assistente della domenica che ha avuto fortuna 10 ore, cioè sta dicendo delle giustissime cose che però a monte sono sbagliate, perché noi quando andiamo a scuola non andiamo a scuola come alunni normali, noi andiamo come disabili, come autistici, e abbiamo anche una legge, sì, che ci e che nessuno pratica, nessuno racconta. E soprattutto l'approccio alla scuola non c'è una scuola autonoma,
c'è un progetto globale che dovrebbe essere esteso dall'ASL e non lo fa, perché vigliaccamente, e questo è un fatto, io lo dico proprio con onestà deontologica, sfido qualcuno a confutarmi, pensa al suo progetto sanitario, parlando invece del sociale dal punto di vista del comune e dello scolastico per quanto riguarda la scuola. Quindi torniamo a ciò che era prima, la 833 del 78, che diceva ASL, cioè comune e scuola, separati. No, per noi c'è un qualcosa di univoco che deve essere determinato. Quindi anche quando viene assegnata l'insegnante di sostegno, non può essere più l'insegnante di sostegno Pinco Pallina. Oggi la chiamano insegnante specializzata. Guarda, tu hai parlato del difensore civico. Allora, per favore, scrivete al difensore civico e portiamolo in tutte le scuole. Andiamo a vedere. Perché l'insegnante di sostegno non è l'unica, lei non è manco colpevole in assoluto, perché lei fa quello che può, il diritto glielo permette, ma non è funzionale. Perché che andiamo a fare a scuola? Che andiamo a fare? No. Quindi ci vado a fare la didattica. Ma quando è stressato va a suonare la musica. Ma stiamo scherzando. Cioè noi dobbiamo avere un percorso non estemporaneo, non occasionale perché Carlo è forte. Ci vuole un qualcosa di... un percorso che chiaramente risponda alle esigenze di ognuno, ma deve essere ben dettato dall'ASL. E non c'è tre... hai ragione Carlo quando parli delle docenti che decidono o i dirigenti che decidono. Però facciamo anche un'altra osservazione. Quanti docenti o corpi docenti realmente si relazionano con il loro alunno disabile e costruiscono insieme all'insegnante di sostegno e all'ASL e agli altri operatori un percorso organizzato? Mia figlia va a scuola, all'elementare ha trovato un'insegnante di sostegno fantastica, la teneva dalle 8:30 all'1:30. Mia figlia è un caso difficilissimo, ma molto brava, è riuscita insieme agli operatori, alla lista comportamentale, alla sinergia assoluta. Sono andata alle medie, ho perso tre anni ho perso, cioè non li ho persi io, li ha persi mia figlia, però non li ha persi perché queste figure erano cattive, tutt'altro, erano non abilitate a operare con i ragazzi autistici. E io spero tanto che nella prossima, che questa scuola, non a questa scuola non ci vada nessun autistico, perché io sarei, se non lo dichiaro come genitore di una bambina autistica, direi una bugia, non le posso più dire le bugie, devo guardare avanti. Ho trovato un'altra scuola con una preside fantastica che chiaramente deve essere aiutata, perché gli attori non sono colpevoli, devono essere supportati, però devono avere anche l'onestà deontologica. E Covid gli ha detto: dove sta la vostra onestà deontologica? Oggi tutti stanno cercando di riparare il danno. Dice: come mi fa per riparare, per giustificare la promozione o giustificare la cosa? È molto difficile. E tieni presente, scusami se mi dilungo ancora, ma è un fatto che io ho creato, Carlo, ho visto che ha creato uno tra i vari progetti, quello del calcio all'autismo, chiaramente è uno dei progetti da fare. Io ne ho creati tanti altri variegati per cercare di coinvolgere, ma siamo riusciti a fare la classe va a canestro, un progetto di mini basket in tantissime scuole e non lo hanno istituzionalizzato. Ci si deve arrivare sempre con le proprie forze, come quando abbiamo ho dato un aiuto. Non l'ha fatto la scuola, ma l'ha fatto il genitore, ma stiamo scherzando. No, ma quello che cerco di capire, il governo centrale, se ha una linea guida su una legge, la trasmette alla regione, la regione dovrebbe andare in sinergia con i vari comuni, perché... cioè, da come state raccontando, e vi credo perché spesso vi leggo e conosco da un po' di tempo, tra virgolette, l'autismo, perché essendo amico di Carlo e vivendo delle attività con lui ho avuto modo di conoscere. Quindi, cioè, il governo dice una legge, la trasmette poi alle varie regioni, poi le varie regioni le devono attuare attraverso le ASL locali e i sindaci. Cioè, e poi combattere contro i dirigenti, e poi poverina si ritrova un insegnante che non ha i requisiti, che deve fare? Ce l'hanno messa là, e che deve fare? Antonio, scusa se faccio veloce, proprio te lo traduco così: al semaforo rosso ci fermiamo perché sappiamo che se passiamo prendiamo, oltre perché è pericoloso, perché prendiamo la multa. Sì, ora questo sì.
dall'ASL al comune alla scuola, la deve smettere di vendere l'autismo. Ormai siamo un prodotto noi. Siamo un prodotto. 1000 corsi di formazione per analisti comportamentali e tecnici del comportamento. Andiamone a vedere. Ma di che parliamo? Allora, per favore, cioè, bisogna creare, noi stiamo creando moltissimi progetti, ognuno ma non possiamo essere io, Carlo o altri che da soli cerchiamo di attivarci. Ci sono dei posti isolati, Sapri per esempio è un posto sperduto, dove ci sono stati dei genitori eroi che stanno provando a costruire. Benevento c'è una signora fantastica che sta cercando di costruire, a Vallo della Lucania ci sta un altro eroe che sta continuando, ad Agropoli c'è un'altra, insomma, troppi eroi e nessuno che riusciamo a trovare un filo logico. Perché? Perché pensiamo solo a costruire, invece gli altri non raccolgo questa sensazione. Cioè, tu parlavi prima di chi decide, è la 134, è una legge fatta per l'autismo. Carlo, mi convieni? Allora, quando io ho fatto un'esposta alla Procura della Repubblica dove ho elencato tutti i commi che la ASL dal 2015 aveva, perché io forse ho una concezione della legge sbagliata. Cioè, se si fa una legge in cui si dice ci sono dei punti a cui voi dovete mettere mano, ok? Cioè. E questi punti, passa un anno, passa 2 anni, passa 3 anni, passano 4 anni, tipo le equip multidisciplinari, non vengono fatte, no? Ma si viola o non si viola questa legge? Cioè, se tu a me a 12 anni non mi fai la presa in carico, no? Perché mi dici sei fuori dalle terapie, basta, non mi chiami, non mi dici che devo fare, non mi fai la presa in carico, no? Ma il diritto alla salute è un diritto sancito dalla Costituzione, è un diritto che mi spetta. Allora, se io faccio un esposto in Procura della Repubblica dove dico, vedi che la ASL ha violata 134 in questi punti qui, la presa in carico non me l'ha fatta, tengo le PEC, vi ho inviato le PEC, chiedete a loro se mi hanno risposto perché non mi hanno mai risposto, eccetera eccetera, e ho un fascicolo così di carte dove mi presento in guardia di finanza sotto un interrogatorio di 4 ore dove non mi riescono a smentire su tutto quello che dico, perché l'ASL continua a dichiarare che dopo i 12 anni l'analisi del comportamento non serve. Io non sono di questo parere, non c'è scritto da nessuna parte, perché si va no, dopo. Ma no, ma però Carlo, allora, vogliamo ricordare a tutti. Allora, ora sì. Okay. Sportiva, inclusione scolastica, che fine ha fatto? Rispondo io? Sì, vai Vittorio. No, allora io, cioè, prima, per quello che dicevi prima, cioè, non è che non ci ascoltano, c'è una scienza esatta in cui Carlo o Vittorio o altri sembrano pesanti, cioè tu così non vai bene perché sei pesante, parli troppo, capito? Cioè, cerchi di avere il diritto applicato e non funziona. Per quanto riguarda l'inclusione sociale, sportiva o didattica o scolastica, allora è affidata, nella scuola ci sono molti eroi, tanti docenti capaci a prescindere dalla conoscenza o no della patologia.
però il nostro percorso necessita di una sinergia assoluta tra scuola, famiglia, ASL e operatori, e loro simulano questa situazione a tal punto che se ne fregano. L'inclusione, io voglio sapere, ma puoi fare un sondaggio, Antonio, eh? Puoi chiedere chi di voi ha mai fatto settimanalmente inclusione vera, cioè con laboratori scolastici a scuola, attività uscite scolastiche, scusami, sociali e sportive pomeridiane con i compagni di classe. Chi l'ha mai fatto? O attività con... domani. Quindi loro, la parola inclusione è un forfè, capito? Inclusione. Quando fanno i pay non si vergognano, ma non è che non si devono vergognare loro, non si devono vergognare tutte e tre, comune, ASL e scuola. Allora, non è, guarda, è tristissimo che un genitore ne debba sapere più di queste persone. Allora io non è che voglio protestare, perché io ho fatto cause e ho vinto anche, e persevererò, però ho capito e lo ribadisco che la tristezza sta nel fatto che finché il sistema non istituzionalizza io non posso morire, e per questo camperò parecchio, perché gli darò il filo da torcere e sarò costante. Sì, costante. Sì. Guarda, è una mortificazione, sono mortificato per dirlo ripetutamente, però noi abbiamo solo un compito: ottenere il risultato. Allora, ora io andrò in una scuola superiore, ma che ci vada io non serve a niente, ci dobbiamo andare tutti quanti. Quella scuola deve essere un faro. Io voglio andare da Avellino, cioè voglio fare una passeggiata da Avellino, a fare un gioco a calcio, a cavallo, come qualsiasi attività che per fare, per cercare di far capire il corretto intervento. Quindi la sinergia con i progetti di Carlo, con i progetti della nostra associazione, i progetti di... Ci sono anche, io guarda, non li voglio enunciare solo per un fatto di correttezza, perché posso fare di scordarmi qualcuno, però so benissimo che tanti genitori attraverso l'associazione si sono adoperati per costruire, e molti altri invece si sono accontentati del mitico orto ridotto, perché Carlo prima ti parlava di ore. L'ASL riduce il sistema di intervento ad ore. Ecco, cioè, ecco. Ci sta, signore, ma penso che lo conoscete tutti quanti, Ippocrate, no? Il signore Ippocrate ha detto che non si guarda, si deve guardare l'esigenza di una persona, non altro. E io ho fatto dei volantini, li ho attaccati alle porte degli analisti, degli neuropsichiatri, li ho attaccati, li ho portati, e chiaramente mi ridono appresso, dice questo è pazzo, fa ste cose. No, per me è un segnale di educazione, ma forse è sbagliato, bisogna essere delinquenti, perché solo con i delinquenti si possono interfacciare. A Salerno la legge 134 è stata tramutata in una 594, dove la prima cosa, numero 594, una delibera, quindi non è la legge. Vittorio, una perdonami, Vittorio, perdonami, però se ci fai capire a noi anche la legge 134 che cos'è e poi a che cosa è stata tramutata, per le persone che ci seguono, giustamente. Aspetta, la legge 134 è una legge, siamo legge autismo, la quale dichiara esplicitamente attraverso i vari punti, ma il sunto è quello, che l'ASL deve fare la presa in carico diretta e globale, coordinando l'attività del comune e della scuola. Allora, detto questo, perché quello che l'ha scritta ha capito che l'autismo non può camminare singolarmente, ma vuole una sinergia totale. Okay. Ora invece questo è scritto, ma non è praticato, perché la politica pensa ai voti. La scuola pensa alla sua autonomia, l'ASL pensa ai centri accreditati come quegli altri pensano alle cooperative. Allora sono tutti validi, perché nessuno vuole dire la centro accreditato fa schifo, la cooperativa fa schifo, tutt'altro, però devono guadagnare. Da premettere che in tempi passati non molto lontani straguadagnavano, o forse ancora oggi, però devono cercare di intervenire per i percorsi a noi funzionali. Io ti porto un esempio, ho fatto fare, questa è una cosa che la devo dire pubblicamente, perché tutti la devono fare. Nella scuola esistono i PTOF, piani triennali di offerta formativa. Tutto ciò che è inserito nel PTOF è coperto dall'assicurazione, quindi per cui si possono fare laboratori scolastici ed extrascolastici anche in età di non alternanza scuola-lavoro. Quindi basta fare questo e inserirlo. Io ho inserito tanti progetti che mi hanno guardato come un folle,
mia figlia si è trovata in una pizzeria a fare la pizza, in una pasticceria a fare dei dolci, in un laboratorio a fare le scarpe, tante altre cose. Hai citato la pizza e ci arriva un messaggio e ci dicono che saluto Giulia Abate che è al lavoro all'estero molto molto lontano, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Cosa ne pensate della Pizza Hut creata a Milano e il problema dell'inclusione nel mondo del lavoro dei ragazzi autistici? Un popolo per definirsi civile include. Grazie e complimenti, siete un esempio per tutti noi. Quindi inizierei da Carlo Pecora per quanto riguarda la creazione di Pizza Hut e poi per quanto riguarda questi, come diceva Vittorio, tutti questi laboratori del PTOF, quindi del piano triennale offerta formativa, che sono progetti, proposte che ognuno di voi, ogni singolo genitore prende con santa pazienza, scrittura, confeziona e li porta lì. Vengono attuati o non vengono attuati? Lo so che forse ho fatto una domanda un pochino ironica. Sì, è chiaro. Per la scuola fa curriculum, addirittura hanno fatto un volantino, mettendo che noi, per fare l'open day, hanno messo noi nel volantino, con tutti i potof. Una cosa bellissima questa, cioè avete fatto da vetrina. Una farsa, caro Antonio, perché se si facessero realmente tutti, potrei capire, tutti significa in tutte le scuole, capito? Cioè non è che vale solo per una scuola, cioè non è che deve essere il genitore che suggerisce. L'ASL oggi sta cominciando, abbiamo due neuropsichiatri che stanno cominciando a muoversi, ma prima che decolano. Carlo Pecora, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa. Il progetto, il Pizza Hut, come dicevi tu, io la trovo una cosa bellissima. E ti dirò, tempo fa, quando ancora facevamo riferimento all'AIAS di Cicciano, andai in un bar lì vicino a prendere un caffè e trovai a servirti il caffè un ragazzo con la sindrome di Down. Ti posso garantire che sono rimasto felice di sta cosa, anche perché insomma in tutti i bar dove vado io non trovo un disabile che sia autistico o che sia affetto da sindrome di Down che lavora dietro al bancone, e questo credo che sia una cosa molto grave. Io volevo capire se c'era possibilità, anche da parte delle istituzioni, di poter fare un manuale, un vademecum, che potrebbe dire tipo Giovanni, il figlio di Carlo, può andare a lavorare tra virgolette, ma partecipare a fare delle attività presso un pub, presso un bar, può andare spiegarci la formula per cui lo potremmo fare, perché ci sono alcuni ragazzi, ad esempio la figlia di Vittorio, tra la pasticceria, ho visto che stava dietro un bancone a fare un caffè. Sì, quindi sì. Più un bancone. Ecco, allora non svelate tutto. Non svelate tutto velocemente. Mi sentite? Carlo sta nel POTOF della scuola. Io per caso ho aperto questa cosa e ho inserito queste attività. Mia figlia fa la pizza. Chiaramente. Vittorio perdonami. Vittorio, mi senti? Carlo, aspettate un attimo. Non mi svelate tutte le carte. Allora, c'è un video proprio parlando di Pizza Hut e tutte queste attività, che è molto molto simpatico e me l'ha mandato Vittorio, quindi prego dalla regia. Giorgia, fai vedere come fai. Falla ballare. Giorgia, falla un'altra volta con le mani, guarda come fa lui, dai, un'altra volta, falla ballare un'altra volta. Eccola qua, bravissima. Scusa, ma a nome di tutti ci sono le patatine? A nome di tutti ci sono le patatine? A nome di tutti ci sono le patatine? Lo dico io. A nome di tutti ci sono, però a nome di tutti. Solo a nome di tutti. Solo a nome di tutti ci sono le patatine? Sono a nome di tutti. Giorgia, poco e piano. Sono, ma non si possono. Poco e piano. Che cosa? È bello. Giorgia, poco e piano. Due foglie, brava, bravissima.
Ah, mozzarella, vai. Ma lei sta facendo tutte lei, le voglio fare un io. Tutte, non qua, non è l'olio. Uno, metti, basta. Che buono odore. Giorgia, Giorgia, poco olio. Perché il colesterolo. Giorgia, poco olio. Vai a accendere prima questa. Giorgia, vieni. Ok. Brava. Supponiamo pure questa. Piano con la mano, non troppo vicino a te. Giorgia, batti 5 col, batti 5 con lui, dici, batti 5 con lui. Vai. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo fatta. Batti 5. No, basta Giorgia, no, no, no. Basta, no, questo no. E appunto, quindi stavamo parlando di Pizza Out, lei è Giorgia, la figlia di Vittorio. Vi posso dire una cosa, che io non vedo nulla di particolare se non qualcosa di straordinario. Io credo che ai vostri figli, ai figli delle tante persone che fanno parte dell'associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto di Salerno e associazioni Now Incontra Autismo, se non gli vengono date le giuste, i giusti strumenti, ecco, se non gli danno l'opportunità, come facciamo a sapere se può alleviare, se può aiutare il loro comportamento, la loro vita? Sempre io. Sì, vai Vittorio. No, cioè, allora, innanzitutto grazie perché mi hai fatto rivedere un film, però voglio farti capire una cosa. Questa attività è un progetto inserito nel POTOF della scuola, dove un eroe, se mi concedi, dico anche il nome della pizzeria. Lo puoi dire, lo devi dire. Allora, si chiama Trianon la pizzeria e lui è Antonio Furfaro ed è un signore, un galantuomo, che mi ha permesso tramite insomma, i suoi soci di questa cosa e ha fatto fare questo progetto. Tieni presente, quella che sta venendo è la prima volta che Giorgia faceva una cosa del genere. Cioè non è che si era allenata, è la prima volta. Sì. Quindi immagina se l'avessimo allenata a fare altre cose. Anzi, forse era in ansia perché c'erano tante persone intorno. No, infatti il progetto è stato strutturato bene, c'erano 4-5 compagni di classe e poi l'insegnante di sostegno, l'operatore, e c'erano i pizzaioli che erano napoletani, belli la sera, belli, sì. Cioè hanno fatto una cosa fantastica, però è stato bello perché è stato organizzato e ha avuto una valenza per Giorgia, era un attimo di inclusione, e per i compagni di classe ha avuto un altro tipo di valenza, perché gli è stato detto la pizza a quanto viene cotta, come si fa il cartone, mettere il tavolo, come gli ha fatto vedere tutto il percorso, il ciclo della pizza, quindi da quando c'è l'acqua con l'impasto, il taglio del basilico, cioè erano delle cose fantastiche, in igiene, tutto era perfetto. È stato un esempio che sicuramente posso ripercorrere in altre pizzerie ancora, ma non è che me l'ha detto la scuola, non è che me l'ha detto l'ASL, non è che me l'ha detto qualcuno. È stata un'intuizione e la disponibilità di un imprenditore che mi ha fatto fare questa cosa. L'abbiamo fatta altre 3 volte, fantastico. Non ti dico proprio, ma perché era entusiasta. C'è una foto, purtroppo, che Giorgia guardava proprio le pagnottelle di pizza e si vede il sorriso, la felicità. Allora dicevo, hai regalato a tuo figlio un attimo? Gesù, grande, grande. Cioè, un attimo. Perché noi, il nostro problema è proprio questo. Nella differenza degli autismi, quindi c'è quello grave, quello meno grave, quello Asperger e compagnia, sono tutti diversi, però l'autismo è H24, è fatto di tanti attimi, e tanti attimi fanno una bella giornata alla fine. Se tu proponi, hai detto bene tu, se non riusciamo a impegnare questi ragazzi, loro saranno felici. Mi dice, vabbè, ma tutto questo casino per fare la pizza. Giorgia va a fare il caffè nei bar, guarda, è entusiasta nei bar quando fanno il caffè. Cioè, abbiamo fatto un esperimento col pubblico che la guardava e poi hanno argomentato tra di loro, è stato bellissimo, perché la prima cosa che scopri, ah, ma autistica, allora sanno fare delle cose, ah no, ma non so così, cioè, capito? Cioè si crea una rottura della diffidenza che è spaventosa. Allora, hai citato il caffè, quindi... No, ce la faccio a dire sempre io. No, infatti... do la parola subito a Carlo, però dopo questo video che dalla regia ci mandano.
Veloce, veloce, Giorgia. Io non tengo un palmetto con niente. Brava. Bravissima. Brava, Giorgia. Chi te l'ha insegnato? Zio Marco. Zio Marco. È stato bravo. Ah. Giorgia, prepara il piattino. Vai, cucchiaino. Cucchiaino. Salata. Zucchero. Pure lo zucchero, Giorgia. Brava, Giorgia. Per chi è questo? Quanto costa, Giorgia? Un euro. Ecco, ha detto anche il prezzo, quindi a questo punto facciamo pubblicità anche al bar, che sicuramente è un altro che rientra nei progetti. No, questa qua non è un bar, questo è un agriturismo. È un agriturismo. Si chiama Valle di Marco, ma è un posto fantastico che dà questa disponibilità a Giorgio. Ma anche questo è inserito nel progetto scolastico del PTOF. E non lo leggono. Perché loro, nel PTOF c'è la garanzia per l'imprenditore se succede qualcosa. Questa Giorgia non è che sta lavorando là, è sport, sì, è un impegno sociale, sì, laboratoriale. Quindi, allora, capito, sono tutte situazioni che io vorrei che tutti riuscissero a rubarmi e a imporre alle proprie scuole questo percorso. Ad oggi ci stanno solo ingannando, pensando a tamponare e a far finta. Basta pensare a Ippocrate, no? Cioè, un bambino ha bisogno di 40-50 ore e tu dici no, te ne posso dare solo 10. Ma che stai dicendo? Questa è la storia, capito? Cioè, bisogna cercare di concertare tutti e con onestà assoluta produrre un risultato. È chiaro che non potremo fare mai il massimo, ma almeno cominciare a erogare un indirizzo funzionale. Allora, le istituzioni, la scuola, i neuropsichiatri infantili, gli imprenditori, le associazioni sportive, eccetera, eccetera, tutti devono capire che i nostri figli possono. In base alle loro potenzialità, ogni ragazzo può fare da piccoli passi a grandi salti. Annalisa Picariello, che la saluto. Carlo, tornando all'argomento scuola, la scuola ha un'importanza strategica, tutti lo sappiamo, soprattutto con gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Basti pensare alla notevole quantità di tempo che trascorrono in questo ambiente. Considerando che la durata di un anno scolastico, dai dati che sono riuscita a recuperare, e mi auguro che siano quelli giusti, si aggira sui 200 giorni. Gli studenti con DSA da 3 ai 18 anni hanno la possibilità di trascorrere fino a 3.000 giorni a scuola. Visto che mi è capitato più di una volta di farti qualche videochiamata o di vedere qualche video che hai pubblicato sulla pagina, sul tuo profilo Facebook con tuo figlio che pensava a giocare alle macchinette ma non era concentrato sulla didattica a distanza. Quindi, quali sono state le maggiori criticità e se, questa è una domanda che poi rivolgo ad entrambi, ci sono stati, c'è stata una regressione nei vostri figli? Si è fatto tanto passo indietro oppure la situazione è rimasta stazionaria? Allora, Antonio, ci sono bambini che la didattica a distanza non la possono proprio fare, cioè è proprio impensabile potergli far fare la didattica a distanza. E ci sono bambini e ragazzi che invece hanno un funzionamento un poco più alto e quindi è possibile fare didattica a distanza, ma noi dobbiamo anche cercare di capire una cosa: la didattica a distanza prevede un'attenzione che è diversa da quella in presenza, cioè la didattica a distanza viene fatta innanzitutto a casa, per cui a casa le distrazioni sono uno, due, i tempi di attenzione non sono uguali per tutti i bambini e per tutti i ragazzi, e non sono uguali anche in base ai giorni. Cioè, ci sono giorni in cui Giovanni riesce a stare 3 ore a fare la DAD, segue il professore, risponde, legge, fa inglese, fa tutto. E ci sono giorni invece che lui è totalmente assente con la testa, cioè un argomento glielo ripeti, un qualcosa glielo ripeti 50 volte e 50 volte non ti sa rispondere perché ha la testa da tutt'altra parte. Poi ci sono giorni in cui lui non la vuole fare, per cui pur obbligandolo, insomma, dopo ti fa passare una giornata di inferno perché incomincia ad andare in frustrazione e ti fa tutti i comportamenti disadattivi di questo mondo. Allora
Io personalmente con la didattica a distanza riusciamo a seguirla fino ad un certo punto. Naturalmente non riusciamo a fare le 4 ore, riusciamo a farne una, due e mezza con delle pause, però per alcuni è totalmente impossibile, ma poi è impossibile farlo nel contesto classe, perché si pensa che chi fa la didattica a distanza, un ragazzo autistico come mio figlio Giovanni fa la didattica a distanza, quindi sta nell'aula con gli altri. No, non è così. Cioè, noi prendiamo la presenza alla prima ora, cioè noi entriamo nell'aula alla prima ora prendendo solo ed esclusivamente la presenza, poi ci spostiamo in un'altra aula creata appositamente per il sostegno, dove fa rapporto uno a uno con l'insegnante di sostegno. Certo. Ma quando non c'è l'insegnante di sostegno, noi siamo costretti a collegarci alle 8:30, prendere la presenza, staccare l'audio e il video, perché quando non c'è l'insegnante di sostegno è impossibile poter fare la didattica a distanza, e poi puntualmente con la sveglia sul telefonino ci andiamo a ricollegare alle 9:30 per prendere la presenza, alle 10:30 per prendere la presenza, alle 11:30 per prendere la presenza. Anzi, addirittura quando abbiamo iniziato, noi cosa dovevamo fare? Alle 8:30 prendevamo la presenza, poi da lì chiudevamo e saltavamo nell'aula del sostegno. Poi alle 9:30 dovevamo rientrare nell'aula, nell'altra aula, riprendere la presenza, chiudere e ritornare in quella del sostegno. Così alle 10:30, 9:30, 10:30, 11:30, cioè era diventato un qualche cosa di totalmente insostenibile. Io personalmente la ritengo assolutamente inadeguata per i ragazzi affetti da disabilità psichica. Credo che si potessero trovare alternative diverse. E quando leggete giustamente, il Covid esiste e su questo non ci piove, cioè, accertiamo questo. Però quando vi capita di girare sui social delle istituzioni, quindi parlo del governatore della regione, o altri politici nazionali, dove scrivono alcuni genitori: chiudete le scuole, didattica a distanza. Vittorio, come la prendi tu quando leggi quelle parole? Guarda che a Salerno è successa una cosa scandalosa proprio. 9 scuole arbitrariamente, allora tu sai che la normativa, i DPCM, le ordinanze di De Luca avevano detto che le scuole dovevano stare aperte, i disabili dovevano andare a scuola, no? 9 scuole hanno chiuso proprio alla disabilità, l'hanno proprio chiuso, ma con scuse che non ti sto a dire, ma davvero ridicole, e questo non è una bella cosa. Ci sono altre scuole che sono rimaste aperte, e anche questo non è una bella cosa, perché se tu rimani aperto perché hai una relazione vera e quindi lo fai per l'alunno, posso anche capirti. Se invece lo fai per la forma, è meglio che facevi come le 9 che chiudevi la scuola. Io non allora ti porto l'esempio della mia scuola, ma so tanti altri. Allora, mia figlia non va a scuola da marzo 2020, è andata solo 15 giorni a settembre, e forse il Covid l'ha salvata definitivamente da questo strazio, perché chiaramente era un far finta di nulla. La nota 1990 del MIUR, non so se la conoscete, ha tradotto alle scuole che non è che dovevano far finta di raccogliere solo disabili a scuola, ma doveva far finire andare a scuola anche i compagni di classe. Io ho proposto alla scuola di fare attività esterne alla scuola in ambiti, in spazi aperti, e loro invece hanno inteso, per paura del Covid, volerla fare solo a scuola. E per giustificare hanno inventato, guarda, lo dico con veramente non trovo le parole, dai, non lo trovo, perché hanno cercato disperatamente ancora una volta, dinanzi al problema, non di affrontare l'alunna, ma di difendere la forma. E questo qua mi ha fatto talmente rabbia che io purtroppo ho deciso di combatterli lassù. Ma è il caso mio, ma ci sono tanti altri casi di ragazzi che stanno subendo l'ira di Dio. C'è chi ha deciso di mandarli a scuola per non rompere la routine. Ma quale routine? Carlo, avete sentito che diceva Carlo?
Cioè Carlo parlava di stanza del sostegno, poi tornare là dentro, poi stare là, fare questo e fare quell'altro. Allora, se non ci sono relazioni vere a scuola, purtroppo Covid l'ha detto, il sistema non è attrezzato per gestire i ragazzi autistici, quindi deve essere rivoluzionata e rivisitata, e non far finta, come stanno continuando a dare giustificazioni. Io non so, Carlo, il tuo PEI, no? Attuale, ma il mio PEI è partito dal fatto, cioè ci sono 10 pagine che parlano di normativa, perché la scuola sta cercando di mettere le mani avanti, perché sa che l'attaccherò. Quindi questo è bruttissimo, molto brutto. Quindi quando tu dici andare a scuola, io, è chiaro che sono tutti casi diversi, perché c'è gente anche per esigenze lavorative che è costretta a mandare i figli a scuola, ma che pro? E questa è la storia, che pro? Vittorio, non ti voglio interrompere, ma il tempo stringe, quindi arriviamo quasi alla fine della puntata. Allora, fare la didattica a distanza è complicato per ragazzi normotipici, figuriamoci per i nostri figli, dove entrano in gioco tempi di attenzione sostenuti, cioè lunghi, aggancio oculare, identificazione di insegnanti e compagni attraverso uno schermo, quindi in modo astratto e non concreto, tangibile, comunicazione verbale, eccetera, eccetera. Quindi... vorrei allora, Vittorio, sarò brevissimo, una parola sì, perché siamo quasi ciò, tutto ciò che è astratto, no? Non funziona per i nostri ragazzi. Esempio, a scuola provano a insegnare qual è la capitale d'Italia. Io te lo giuro, ancora non ho deciso se picchiare prima uno o picchiare prima l'altro, ma è una cosa vergognosa. Qual è la capitale d'Italia? Una ragazza, un ragazzo autistico, ma voi state scherzando? Cioè, e non ci arrivano, questa è la cosa drammatica, cioè, capito? Andrebbero riviste molte cose. E allora, quello che voglio chiedere, però brevemente, se riuscite a rispondermi, perché davvero siamo sulle battute finali. Quando un docente di sostegno va via, l'altro corpo docente che resta è preparato poi per istruire i vostri figli? La domanda è pertinente, però la risposta dovrebbe essere troppo vera, quindi cerchiamo di smussarla. Chiamano le famiglie, oppure te li fanno uscire prima, dicendo che è stanco, è stanca. Quindi, proprio perché il corpo docente non... Senti, voglio raccontarti una cosa e la devo raccontare perché deve tuonare nelle teste. Un giorno un insegnante di spagnolo a scuola di mia figlia ha assegnato a dei ragazzi dei compiti e ha diviso la classe di 22 ragazzi in 3 gruppi da 7 e ha escluso mia figlia, ma non l'ha fatta apposta, perché lei non aveva mai visto mia figlia dal punto di vista scolastico. Detto questo, secondo me ti dico che io, perché l'ho visto e l'ho saputo, ma sai quante persone non sanno queste cose e si accontentano di liberarsi dei ragazzi che vanno a scuola? Invece per me è fondamentale che mia figlia abbia un minimo di serenità, sempre. Certo. Carlo, la domanda la faccio a te. se è capitato personalmente oppure a qualche genitore della tua associazione, perché voi siete, ricordiamo, siete un'associazione di... Ecco, che è partito un video a sorpresa, vediamo un pochino. Allora, questo qua è il progetto... Allora, ci risiamo alla regia? Sì, ok, sono di nuovo in onda. Era partito il video. Allora, la stessa domanda che ho fatto a Vittorio, se è capitato a te o a qualche genitore della tua associazione. Allora, io ho visto e ho sentito anche di tanti bambini che sono in giro con il personale e ATA, con i bidelli, che mano per la mano fanno il giro della scuola nel frattempo che passi quest'ora. Naturalmente il corpo docente, la stragrande maggioranza, quando non c'è il docente di sostegno, non porta il proprio figlio a scuola, oppure se il docente di sostegno va via un'ora prima, si va a prendere il bambino, il ragazzo, un'ora prima. Ma succede anche con la DAD, cioè
per lunedì il docente di sostegno non c'era, e intanto io non l'ho fatto proprio collegare. Se entra un'ora dopo, io faccio collegare un'ora dopo, se succede anche intanto. Ma il discorso è questo: il docente curriculare non riesce, io non ricordo un'attività settimanale, come prima diceva Vittorio, un'attività settimanale fatta con tutta la classe in inclusione. Cioè, questa è una cosa che non avviene quasi mai. Bisogna anche ma si potrebbe fare anche con la DAD, cioè con la DAD io vedo che si fa la lezione, ma se un giorno non facciamo lezione, ma facciamo inclusione anche con la DAD, no? Per fare un tentativo. E parliamo di un argomento che potrebbe piacere a mio figlio Giovanni o a qualsiasi altro bambino. Lo si potrebbe fare anche con la DAD. Invece noi, anche con la DAD, quando non c'è il docente di sostegno, siamo costretti a... ci colleghiamo, prendiamo la presenza, cioè io immagino anche in presenza, è la stessa identica situazione, cioè un docente curriculare ha difficoltà a gestire, poi tra virgolette non è scritto da nessuna parte che per quel che riguarda il sostegno, Vittorio, puoi aiutare su questo, non c'è scritto da nessuna parte che ci sono le 25 ore o le 18 ore, cioè non esiste. Allora il disabile deve essere accompagnato per l'intero orario scolastico dal lunedì al sabato e per tutte le 5 ore, perché se la mettiamo sul piano del diritto a frequentare la scuola, già questo ci dice che il docente di sostegno deve fare 25 ore, ma deve coprire l'intero monte ore. E tanto è vero che se si fa ricorso in tribunale, il tribunale ti concede la possibilità di avere non 25 ore, ma di coprire tutto il monte delle ore per cui il ragazzo. Allora, noi siamo giunti quasi alla fine di questa puntata. Io sicuramente vi dico una cosa. Carlo lo sa, Vittorio adesso mi sta conoscendo. Io sarò sempre con voi, sarò sempre dalla vostra parte. Quindi non è un unico appuntamento e poi ci rivediamo tra un anno, no. Io credo che a breve ci rivedremo, anche se ancora virtualmente, e spero che appena si riprenderà un po' la situazione di avervi qui ospite in studio, magari chiediamo a Radio Base di allungare di 2 ore la puntata. Però tra le tante abbiamo visto un po' di attività con tua figlia Giorgia, e ce n'è una, che non me ne volere Vittorio, ma è un gioiellino che diciamo che posso dirlo, Carlo, che ho battezzato, dai. Certo. Perché l'ufficialità è lì che nasce, proprio con il completino. Io dico l'ufficialità perché ho visto i completini anche se non ho giocato. Poi dopo, a settembre scorso, ho deciso di far valere il mio talento con il numero 7. Non lo guardate perché c'ha il fisico un po' alla Totti in pensione. Quindi prego dalla regia. L'associazione INAO Incontro Autismo cerca appunto di aiutare e informare le famiglie tramite uno sportello dedicato ad esse. Si riparte quindi a giocare, attacca la squadra in maglia blu, guidata dal suo leader in campo e fuori, il numero 2, presidente dell'associazione INAO Incontro Autismo, Carlo Pegoro, a questa palla in aria, il numero 10 della squadra in maglia blu cerca il tiro, viene fermato però dal numero 6 che non ne vuole sapere di prendere gol, ma alla fine il numero 10 riesce a segnare la sua personale rete. Ancora la palla viene contesa poco fuori dal limite dell'area di rigore dei ragazzi in maglia gialla, entra in area, attenzione, proprio il presidente dell'associazione Carlo Pecora in area, serve un suo compagno, il numero 3, ancora la parata del portiere, la palla non vuole entrare, resta ancora lì e poi alla fine si riesce a segnare il 4-1, primo gol dei ragazzi in maglia blu. È bello vedere con lo spirito appunto con il quale si gioca questa partita. La solidarietà, l'inclusione, sono questi i messaggi che si vuole trasmettere tramite questo tipo di manifestazioni. Qui attenzione il numero 15 del ragazzo in maglia gialla, ancora palla servita al numero 13 che sembra un po' confuso, però la palla arriva, attenzione in aria al numero 8 che potrebbe segnare il gol dell'ulteriore vantaggio del maglia gialla, ed è così, è 5-1 per... Sono delle immagini bellissime, poi voglio dire, riguardandomi con quella panza che ho io, vabbè, lasciamo a parte quello non conta,
però posso dire davvero a tutte le persone che ci stanno guardando, che sono tantissime, ci stanno scrivendo, anzi chiedo scusa se non riesco a leggere tutti i messaggi, però ce n'è uno che dice: grazie, questa sera sono uscite tante verità che molti di noi sono vittime e alcuni non hanno voce o non hanno più la forza di lottare contro un sistema che ti fa arrivare allo stremo delle forze. A volte si finisce col dover rinunciare anche ai diritti dei propri figli. Elizabeth Lucian. Quindi un calcio all'autismo è un progetto che è nato nel luglio del 2019 a Monteforti Irpinio, poi ha avuto, come dico io, il battesimo a Nocera Inferiore e poi al Victoria Stadium di Solofra. Quindi un progetto che Carlo, insieme ai tanti genitori, davvero ci tiene tanto 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 e non vede l'ora di ritornare e di scendere in campo e magari fare un derby Avellino-Salerno. Quindi nella sportività si odiano un tantino, quindi magari riusciamo a siglare proprio che dite? Ah, io volentieri, anzi ne approfitterò della competenza di Vittorio per rubargli questi progetti che lui ha fatto, e a tambur battente vedremo di metterli in atto anche sul nostro. No, devi utilizzare la scuola, sì, secondo me, ti piace. Certo. Allora io vorrei lanciare un appello. Chi fosse interessato, se c'è qualche imprenditore, perché visto che qui abbiamo capito che le istituzioni, la scuola non vi aiuta, se ci fosse qualche imprenditore interessato che può aiutarvi a realizzare qualche progetto, quindi Associazione Now Incontra Autismo Solofra, quindi su Facebook, e Associazione Autismo 2 punti, perché risulta così su Facebook, chi si ferma è perduto. Quindi contattate queste due realtà e vediamo un pochino se riusciamo a realizzare qualcosina. Vittorio, proprio 20 secondi, perché poi c'ho una sorpresa per voi. Voglio concludere dicendo due cose. La prima, sarebbe bello che più che l'imprenditore ci chiamassero le istituzioni per dire: guarda che abbiamo pensato, che e sarebbe bellissimo. Magari se riescono a chiamarvi a nome nostro, dico: abbiamo ascoltato un'altra storia in radiovisione su Radio Base, ci siamo accorti di aver sbagliato e quindi vi chiediamo scusa, che cosa possiamo fare? No, infatti. La seconda è quella che siccome il titolo dell'associazione è Chi si ferma è perduto, gli abbiamo aggiunto progetto globale proprio per dargli più forza. Stiamo per lanciare una serie di progetti, ma uno di questi è itinerante. Non te lo svelo, però voglio concludere in modo positivo. Proprio auspico che col nuovo progetto che andremo a fare, tutte le istituzioni finalmente arrivino a un percorso funzionale a noi. Spero. Sì. Allora, dovete. Allora, vi ripeto, voi non siete soli. Io personalmente, Antonio Miserindino, Radio Base Un'altra Storia, non vi lascio da soli, quindi ci saranno sicuramente altri appuntamenti a breve, però dovete sapere una cosa, che all'interno di Un'altra Storia vi è una rubrica un pochino dolce, quella che piace, quella che poi riesce a alleggerire un po' quello che è la vita, quindi è meglio di voi, non ce lo può dire nessuno, con tutte le difficoltà che vivete con i vostri figli. Allora, se mi aprite l'audio con La Casa del Poeta. Buonasera Alfonso Ferraioli. Buonasera. Alfonso, sicuramente avrai qualche considerazione su questa puntata. Allora, voglio salutare con una frase fatta, non in mia, ma è una frase fatta, però sempre molto giusta, e forse questa sera ancora di più, perché tanto molte volte si è parlato. Come sarebbe bello un mondo senza eroe? Significa che tutto sarebbe normale, tutto sarebbe al posto giusto. Comunque saluto prima Vittorio, ovviamente, perché è la prima volta che ci incontriamo, seppur in questo modo. Buonasera Vittorio, e ti voglio ringraziare per quei due piccoli video. Forse racchiudono un pochettino il pensiero che senza conoscere quei video ho preparato. Poi Carlo, buonasera a te. Buonasera. Ti ho tenuto per dopo perché ovviamente perché è la prima volta che ci conosciamo con lui, con Vittorio. Allora io la pensavo così: in una giornata speciale sono arrivato in un posto speciale.
e vi ho incontrato persone speciali. Mi hanno preso per mano, guardandomi negli occhi, e insieme ci siamo incamminati verso posti speciali. Dopo pochi passi, il loro calore mi ha fatto sentire una persona speciale. Mi hanno insegnato il loro mondo speciale. Parola, parola prima a Carlo. Io, come sempre, riesci con poche parole ad emozionarmi, e ti ringrazio per questo pensiero. Come sempre riesci a centrare sempre l'obiettivo e il cuore delle persone. Grazie. Grazie a te. Altrettanto ho sentito che hai fatto bingo, perché quei due attimi racchiudono l'amore assoluto nella semplicità del volontario, no? Della persona che lo sente. Quindi la vita dei ragazzi nostri necessita di avere anche fortuna, almeno sotto questo punto di vista, e incontrare le persone giuste che ti possono regalare l'attimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, noi ci ritroveremo sicuramente tra qualche settimana, e non supereremo le 3 settimane, quindi torneremo a parlare di autismo, torneremo a parlare con Carlo Pecora dell'associazione Inau Incontra Autismo di Solofra, che ringrazio. Grazie Carlo per essere stato qui a un'altra storia. Grazie Antonio, grazie a te per avermi invitato. Ringrazio Vittorio Naddeo dell'associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto di Salerno. Grazie, anche se non siamo riusciti a raccontare tutto quello che è, però ecco, vi rinnovo l'appuntamento. Vi dico che sicuramente ci sarà un'altra puntata dove parleremo con voi e approfondiremo le criticità che ogni santissimo giorno voi e tante altre famiglie avete a che fare. E dico proprio così, apro le mani, apro le braccia, proprio perché davvero mi sento davvero, non lo so, molto molto deluso sentire queste cose, perché poi uno cresce con un ideale di credere nelle istituzioni, ma poi ecco, arrivano famiglie come voi che si trovano criticità davanti e non è così. Quindi io vi ringrazio, grazie Vittorio. No, grazie a te per avermi invitato, grazie. Grazie. Vi farò avere, pubblicheremo ovviamente la poesia di Alfonso Ferraioli con la sua rubrica Ti dono una poesia. Lui si intrufola ogni settimana e dedica un pensiero agli ospiti. Quindi grazie a Carlo Pecora dell'associazione Inau Incontra Autismo, grazie Vittorio Naddeo, associazione Autismo Chi Si Ferma È Perduto. Resto un attimo con Alfonso. Caro Alfonso. Alfonso, mi senti? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Questa sera abbiamo sforato di tutto come orario. Allora, però ho letto sul tuo profilo Facebook una bellissima poesia, una poesia che porta al tuo impegno per il dono, la donazione, ecco. Allora, io vorrei dalla regia che questa sera chiudesse proprio Alfonso, quindi con questa poesia. Però do un attimo tutte le notizie per poter interagire con noi nella prossima settimana. Quindi se avete una storia di vita, di volontariato, di sociale, scriveteci a un'altra storia.fm@gmail.com oppure a 338 80 00 900. Quindi ecco, sono le 21:50, termina così una nuova puntata di Un'altra Storia. Questa sera non voglio chiudere io, chiude il mio poeta. Quindi appuntamento a martedì 19 gennaio, ore 20:30, con tante nuove storie emozionanti. E ricordiamoci che il sociale è una cosa seria. Parola ad Alfonso, buonanotte. Grazie Antonio, grazie. Ho avuto un attimo giorni fa nel scorrere su Facebook un'immagine di una ragazza che era in attesa di un organo e che purtroppo quell'organo non è arrivato in tempo. Il telefono tace, occhi che esprimono vita, occhi alla ricerca della vita, occhi che attendono la vita. Una vita agognata che a mano sfugge. Sentire che diventa sempre più pesante mentre ti accorgi che le macchine non bastano più. Potresti tornare a pulsare se solo quel telefono suonasse. Ma il telefono tace.